Sono Rosita Angelini, amministratore e responsabile prodotto di My Sensi Tour Operator. Innanzitutto devo dire grazie a Guida Viaggi per questa bella iniziativa di dare voce anche a realtà più piccole del panorama turistico italiano. Ci hanno chiesto cosa state facendo in queste settimane di riposo forzato. Stiamo lavorando in smart working, rispondiamo quotidianamente alle mail che ci inviano i colleghi agenti. Abbiamo deciso di lavorare sulla flessibilità delle nostre proposte, quindi abbiamo allungato al 30 aprile la nostra promozione Zero Penali, che permette di cancellare fino a 14 giorni prima della partenza. Stiamo pubblicando molti contenuti sui social, video, foto emozionali, e vorrei suggerire ai colleghi agenti di condividerli e di pubblicare contenuti, perché tutti noi, compresi i nostri clienti, siamo tantissimo sui social, molto più di prima, ed è un ottimo momento per farsi conoscere, per far conoscere la propria realtà. E per quanto riguarda la ripartenza, sicuramente punteremo tantissimo sul Mare Italia, che già rappresenta il 50% del nostro fatturato, con Lampedusa e la Sardegna. E abbiamo deciso di lavorare sull'allungamento della stagionalità, già su Lampedusa arriva la metà di ottobre. E sul mare estero noi vendiamo Mediterraneo, soprattutto isole greche e Turchia, e anche qui si può lavorare sull'allungamento di stagionalità. Isole che sono molto al sud, come Creta, Rodi, Karpathos, sono isole dove il clima è ottimo anche in ottobre. Voglio dire ai colleghi agenti che noi siamo qui per qualunque iniziativa. Bisogna essere positivi e propositivi in questo momento, e insieme sono sicura che ce la faremo.